Sono passate da poco le 6 del mattino, noi ci troviamo di fronte a Villa Aurora a Roma, dove oggi verrà sfrattata la principessa Rita Carpenter, vedova Boncompagni Ludovisi. Le ragioni dietro lo sfratto deciso dal tribunale sarebbero da ricercarsi in una mancata cura dell'edificio, in particolar modo delle cinta murarie che lo circondano, visto che lo scorso gennaio proprio da lì si è staccata una lastra di marmo da un'altezza di oltre 10 metri. I carabinieri sono intervenuti verso le 9 e dopo un breve colloquio con gli avvocati della principessa, l'autorità giudiziaria è entrata dentro la villa per portare a termine lo sfratto. La serratura è stata cambiata, ma nonostante questo va avanti l'asta giudiziaria che tenta di vendere il casino dell'Aurora per centinaia di milioni di euro, risultato di una lite per l'eredità che vede contrapposti la principessa e i figli del primo matrimonio del defunto principe. Ho vissuto qua per 20 anni, insieme al mio grande amore, un marito meraviglioso. Abbiamo aperto la villa, digitalizzato più di 1500 pagine di archivio che risalivano a 1000 anni fa. E un professore dell'Indiana venuto qua per fare ricerca storica ha scoperto una villa dei tempi di Giulio Cesare. Abbiamo fatto molte scoperte e recentemente abbiamo scoperto che la statua del satiro presente in giardino era di Michelangelo. Abbiamo fatto davvero tanto. Tutto questo non ha senso. È brutale. Per il momento il patrimonio artistico della proprietà rimarrà lontano da chi in quella villa ha vissuto gli ultimi 20 anni della sua vita.